vittime di paura nella centralissima piazza Guido Monaco ad Arezzo sabato sera, dove a seguito di un furto di una bici si è accesa una violenta lite che si è conclusa con un'aggressione a colpi di stampella. Il tutto è successo attorno alle 20 sotto gli occhi sbigottiti dei passanti. Ad avere la peggio è stato un 62enne nordafricano per il quale si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118, allertati da alcune persone che avevano assistito alla scena. L'uomo infatti è stato picchiato e poi lasciato a terra da un 55enne di origine serba, già noto alle forze dell'ordine. All'origine della lite, il furto di una bici. E proprio in piazza Guido Monaco prima si è accesa una violenta discussione, trasformatasi poi in una vera e propria aggressione. Il 55enne infatti, dopo essere piombato addosso al nordafricano, sarebbe riuscito a ferirlo al volto, provocandogli un importante trauma cranico utilizzando una stampella. C'è litigi per spaccio o per motivi futili, però l'alcol poi degenera in situazioni psicologiche. Questa è la situazione, ma non è la prima volta e si vede persone che litigano abitualmente. L'aggressore poi si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dalla polizia locale di Arezzo a pochi metri di distanza nei pressi della stazione. La violenta colluttazione sarebbe avvenuta tra due abituali frequentatori della piazza. I residenti adesso chiedono una maggior sicurezza. Solo di passaggio la frequentiamo, perché c'è certi individui che è meglio non fermarsi. La criminalità, una diffusione di droga spaventosa, l'alcolismo. Da qui alla botteghina fino alla Conad, credo che questi siano i problemi essenziali di questa zona.